si è conclusa intorno alle 12.15 l'udienza odierna in Corte d'Appello all'Aquila per la tragedia di Rigopiano. Una udienza imperniata sull'enunciazione delle tesi dei legali dei tre imputati assolti in primo grado, di alcuni appunto di questi imputati, in particolare dei tre, il più importante è sicuramente l'ex prefetto Francesco Provolo, per il ruolo che aveva ricoperto all'epoca e anche per il clamore che ha suscitato nei familiari delle vittime la sua assoluzione e le relative motivazioni. Quindi uno dei nodi principali di questo processo d'appello proprio oggi in aula, da dove ci riferisce il nostro Luca Pompei. Buon pomeriggio Luca. Sì Carmine, oggi qui all'Aula Magna del Tribunale dell'Aquila in Corte d'Appello è stato il giorno della Prefettura, in particolare degli interventi degli avvocati dell'ex prefetto Francesco Provolo e dell'ex dirigente Ida De Cesaris, ma prima ancora in apertura un breve intervento dell'avvocato Augusto Lamorgia in difesa del dirigente della Regione Enrico Primavera. Andiamo con ordine. Intanto, per quanto riguarda Primavera, tra poco ascolteremo Augusto Lamorgia che ha ribadito e sottolineato che il suo assistito non aveva competenze dirette per quel che riguarda la redazione della carta localizzazione pericolo valanghe, e poi è stata la volta di Gian Domenico Cajazza che ancor prima di ribadire i concetti già espressi nel processo di primo grado in difesa del suo assistito ci ha detto ho preso spunto dalle motivazioni della sentenza di assoluzione di primo grado da parte del giudice Sarandrea, una sentenza che ha definito esemplare. E poi per quanto riguarda le responsabilità dirette dell'ex prefetto Provolo ha specificato che nessuno ha riferito all'ex prefetto le cose che stavano accadendo. In chiusura di giornata è stata la volta di un altro avvocato importante, Daniele Ripamonti, in difesa della dirigente Ida De Cesaris. Anche qui prese a modello le motivazioni della sentenza di primo grado che, ricordiamo, ha assolto anche la De Cesaris, parlando addirittura di riabilitazione morale da parte del giudice per la sua assistita. Ma ascoltiamoli allora nell'ordine. Augusto Lamorgia, Gian Domenico Cajazza e Daniele Ripamonti. La Regione attribuisce la competenza alla redazione della carta delle valanghe, anzi alla CLPV, al Coreneva e ai dirigenti del settore di protezione civile e l'ingegner Primavera era il capo dipartimento del settore lavori pubblici cui era assegnata la protezione civile che aveva un proprio dirigente. Dunque era fuori dalle sue competenze? Assolutamente sì, non aveva proprio alcuna competenza né a sollecitare né a richiedere modifiche rispetto a una CLPV che era in itinere sulla base delle direttive che erano state imposte dal Coreneva. Chi ha letto la sentenza sa che il ragionamento assolutorio è fondato su elementi di fatto insuperabili. Noi sappiamo chi era informato della turbina non disponibile, sappiamo con certezza che nessuna delle persone che avesse questa informazione l'ha trasmessa alla prefettura, sappiamo che in prefettura sin dal 16 c'erano il rappresentante della provincia e la responsabile della polizia stradale, cioè le due funzioni CCS di viabilità che devono riferire al prefetto. Il prefetto non può rispondere di una cosa che nessuno gli ha raccontato. Il giudice dice una cosa diversa, dice che solo formalmente non si è aperto tempestivamente il CCS, ma l'apertura tempestiva del covo allargato, dove erano presenti tutti i soggetti che dovevano poi partecipare al CCS, rendeva questo covo allargato del tutto equiparabile al CCS. Questa è la prima argomentazione del giudice. Poi la seconda argomentazione è che comunque non avrebbe potuto fare nulla che potesse scongiurare quello che è accaduto.